aspetti di genetica forense e biostatistica. Vi sembrerà una cosa complicata e poco interessante, invece scopriremo che è tutto il contrario, perché la genetica forense, quindi applicata all'ambito dei tribunali, ha invece un'utilità che sa molto quasi di pettegolezzo, quindi assolutamente interessante per i più. Ne parliamo però con un'esperta vera, genetista forense e genetista medica, direttore del laboratorio di Roma Genomica e docente di genetica medica all'Università di Tor Vergata, la dottoressa Anna D'Ambrosio. Benvenuta. Grazie. Grazie a lei di essere qui. Grazie a voi dell'invito. Allora, dottoressa, come detto, prima cosa da spiegare a chi ci sta seguendo è proprio che cos'è, cosa serve la genetica forense. Sì, la genetica forense è una branca della genetica molto utile sia in ambito civile che in ambito penale, esatto, sì, ma è anche, vedremo adesso diverse applicazioni, ma è anche molto utile nella genetica medica. Per esempio, ci consente di individuare, nel caso di una gravidanza gemellare, se ci troviamo in presenza di gemelli che sono, diciamo, che appartengono chiaramente a un unico zigote poi diviso, oppure se sono semplicemente due fratelli concepiti contemporaneamente. Sostanzialmente ci consente di vedere se nell'ambito di una diagnosi prenatale invasiva è stata effettuata una contaminazione materna, quindi non sono separati tra loro. Parlando più strettamente proprio della genetica forense, diciamo, nell'ambito di civile, il classico test di fronte al quale noi ci troviamo è l'accertamento di paternità o maternità diretto, nella classica triade padre, figlio e madre. E lo considereremo un test, diciamo, abbastanza semplice oggi, no? Nel senso che il materiale dal quale possiamo partire ormai sono cellule della mucosa buccale, non c'è più neanche il limite della paura di uno dei soggetti di sottoporsi a un test invasivo, cioè un prelievo di sangue. Certo. Sostanzialmente. Ok, tutti i liquidi che ci appartengono del nostro corpo esprimono il DNA, quindi le urine, il liquido amniotico, eccetera. Esiste anche la possibilità di effettuare dei test indiretti invece, chiamati fatherless, quindi quando manca il padre per mille motivi, perché è stato cremato, perché non si ha più notizie, diciamo, è possibile ricostruire attraverso i familiari, diciamo, quello che era proprio il genotipo del presunto padre, quindi lo chiamiamo test indiretti, no? È chiaro che più persone sono coinvolte nel test, maggiore sarà la probabilità verosimilmente di ottenere maggiori informazioni. Oh, andiamo a capire bene tutto questo che abbiamo detto. Perché? Perché ci muoviamo ovviamente sulla genetica, quindi sui geni, il DNA. Sì. Ora, la cosa importante è che questo, cioè il dover sapere un qualcosa a livello genetico ha una rilevanza da un punto di vista legale, che può essere penale, civile, abbiamo detto. Sì. Però facciamo qualche esempio. Facciamo un esempio, abbiamo detto, di determinare la paternità di una persona tramite un test diretto o indiretto. Sì. Quindi questo è già un ambito. In ambito penale, per esempio, a cosa può servire? Ah, in ambito penale, per esempio, pensiamo... Qui entriamo in... Sì, in una fase un po' più, diciamo, anche dolorosa, nel senso ci sono scenari po' diversi, per esempio in caso di una violenza carnale perpetrata da più persone, o semplicemente magari l'aver trovato una traccia sulla scena del crimine e sapere se questa traccia appartiene o meno al sospettato, per esempio, ma consente anche di risolvere casi, per esempio, di persone scomparse, no? Ecco, questo ecco, è dopo 20 anni noi troviamo una persona che magari ha in qualche modo rimosso anche i pochi ricordi che aveva. E quanti casi di cronaca sentiamo, no? Troviamo questa persona che lei ricorda che potrebbe essere, eccetera. Effettivamente è tramite la genetica forense che noi possiamo dire sì, è la bambina che è scomparsa, no? Ecco, perché poi soprattutto una trentina d'anni fa ne abbiamo sentite diverse di queste storie. Sì, spariscono tanti bambini, di molti non si sa nulla, non si sa più nulla, quindi c'è sempre la speranza da parte del genitore, ovviamente, che questo bimbo possa essere stato rapito e non ucciso. Quindi certo. Dopo 30 anni la nostra mente può giocare scherzi, diciamo, per cui la bambina può non ricordare adesso donna. Certo. E quindi chi ci consente di dire se è la bambina che è stata rapita? E quante volte sentiamo i casi di bambini scomparsi che dopo 20 anni magari c'è il sospetto che possono appartenere alla persona diventata ormai donna. Certo, sì, certo. Questo è un classico caso, un semplice caso di paternità, ma che si inserisce nell'ambito invece di un potenziale rapimento. Certo. Quindi mi viene in mente anche, perché a volte anche questi si sentono storie, improvviso figlio di star che
si presenta sulla ribalta a 25 anni. Sì. Spesso quando la star viene a mancare, quindi c'è un'eredità da dover dividere. Esatto. Anche in questo caso? Certo, perché questa star che è scomparsa probabilmente avrà avuto altri figli nella sua vita, no? E attraverso i figli, sottraendo il certo contributo materno, noi di fatto abbiamo proprio l'eredità del padre, o più semplicemente, se è scomparso in giovane età, diciamo 25 anni mi sembra giovanissima età, sicuramente potrebbe avere magari a sua volta i genitori della star sono di fatto il DNA assoluto della star. Quindi in tutti questi casi la genetica forense, ecco, che risolve il caso. Sì, io ho iniziato 35 anni fa, non avevamo software a nostra disposizione, quindi c'era un calcolo, un'elaborazione diciamo discretamente impegnativa. Questo forse ha fatto sì che diventasse per me la parte della biostatistica quella più interessante, che poi il vero nodo della discussione, no, in tribunale sostanzialmente, ecco. Il vero nodo è quello. Oggi abbiamo validissimi software certificati ovviamente a loro volta, che date le evidenze laboratoristiche, formulate due ipotesi, due pedigree, ci riescono a restituire quanto è forte la prima ipotesi rispetto alla seconda attraverso un valore che si chiama LR, la Clude Ratio. Quindi la biostatistica si innesta in questo perché elabora, traduce, certo, esatto. È il predicato verbale di quello che noi abbiamo osservato. Assolutamente, sono software diversi, uno abbastanza importante utilizzato proprio per il ricongiungimento dei familiari, no? Altri sono per la parte di tracce biologiche, quindi hanno altre caratteristiche, altre richieste, altre procedure, insomma, e quindi altri software. Nella sua esperienza, questo a cosa potrebbe portarci a vedere con più chiarezza ancora? Cosa manca ancora? Perché nella sua esperienza tante volte avrà detto ci fosse la possibilità di... Diciamo che quello, nella mia esperienza, quello che posso dire è che la parte fondamentale è proprio nel prelievo delle tracce, perché diciamo che la parte della repertazione rimane proprio un nodo diciamo cruciale. Quindi immaginate una persona che si reca su una scena del crimine, anche l'istinto proprio semplicemente di soccorrere o altro può magari in qualche modo compromettere la scena del crimine. Molti casi famosi sono rientrati in questo discorso. Se si rovina, se si rischia di contaminare in qualche modo la scena del crimine, noi non abbiamo più modo di salvare tutto ciò che vedremo, anche se, come poi è successo in diversi casi, avevamo veramente una prova evidente, scientifica. Ma un consulente tecnico di parte in gamba può instillare il benché minimo dubbio sulla ragionevole certezza, che ovviamente non è più possibile poi esprimersi in questi termini, certo. Anche se è un termine ormai piuttosto desueto, però insomma come predicato verbale il senso era un po' quello. Allora, come avevo preannunciato, l'argomento era in realtà molto interessante, molto intrigante, anche da andare a approfondire proprio in tutti i suoi aspetti, perché poi immagino che ci siano diversi momenti in cui si fanno le diverse, dalle rivelazioni all'analisi dei dati, no? Esatto, l'elaborazione finale, esatto. La restituzione della perizia, che può essere in sede di tribunale piuttosto che stragiudiziale, perché ovviamente possono essere effettuati anche indipendentemente, cioè una coppia può che condivide la potestà genitoriale può recarsi presso un qualunque laboratorio e chiedere di effettuare un test di paternità, ovviamente. Ah, ecco, quindi anche da privato? Certo, purché ci siano ovviamente i genitori che sono consenzienti. Sì, e soprattutto che hanno la potestà genitoriale. Beh, su certo. Quel bambino, ovviamente. Beh, insomma, certo, sennò non possiamo andare a chiedere di chiunque, immagino. Esatto, esatto. Allora, www.accertamentodipaternità.it per trovare ogni informazione, ma soprattutto i contatti della dottoressa D'Ambrosio, a cui chiedere ogni domanda aggiuntiva ora vi sopraggiunga nella mente. Dottoressa, la ringrazio moltissimo. Grazie a te. Salutiamo insieme i nostri ascoltatori, con i quali magari ci vedremo in qualche altra puntata, certo, appunto per andare a vedere di che altro si possa andare a trattare. Un saluto. Grazie.